Gentilissimi telespettatori, buonasera. Benvenuti ad una nuova puntata di Vivere la Speranza. La parola monachesimo deriva dalla unione del termine greco monos, che significa solo, con quello pure greco di oikia, cioè casa, e indica un fenomeno comune a grandi religioni, per cui molti si isolano per vivere un'esperienza di fede a contatto con l'assoluto. Il monachesimo cristiano ha inizio in Egitto e in Siria verso l'anno 280 d.C. e risplende della testimonianza di santità di tanti monaci come Antonio l'Egiziano, più conosciuto come Sant'Antonio Abate, e poi Pacomio, che inizia il monachesimo cenobitico, cioè il monaco non vive più solo, ma in comunità. E poi in Turchia, intorno all'anno 350, c'è Basilio che fonda molti monasteri. In Occidente il monachesimo si diffonde grazie a Benedetto da Norcia, vissuto tra l'anno 480 e l'anno 546. Definito il patriarca del monachesimo occidentale, Benedetto dà vita a un monachesimo cenobitico, creando una regola che è più adottata in molti monasteri. Tra il IX e il XII secolo, il monachesimo benedettino diviene il cardine della cultura e della civiltà europea, creando i presupposti di quella che sarà, quindi, secoli dopo, la comune casa europea. Ed è per questo che il 24 ottobre 1964 il grande Papa Paolo VI proclamerà patrono d'Europa San Benedetto da Norcia. Era da tempo che noi di Vivere la Speranza avevamo in progetto un appuntamento da dedicare al monachesimo benedettino. Grazie a Padre Gennaro Lo Schiavo, monaco benedettino dell'Abbazia della Trinità a Cava dei Tirreni e redattore del famoso santuario e rettore del famoso santuario dell'Avvocatella, possiamo finalmente parlare di Benedetto da Norcia e dell'ordine monastico da lui fondato. A seguire ci sarà la riflessione sul Vangelo di domenica 28ª del tempo ordinario. Il programma termina con la cronaca bianca e il video notiziario di Terra Santa, realizzato dal Franciscan Media Center di Gerusalemme. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, buonasera Padre Gennaro. Buonasera. Chi era Benedetto da Norcia e in quale contesto storico-religioso visse ed operò? Benedetto, ecco proprio di Norcia, è nato a Norcia da una famiglia patrizia, benestante, ma anche cristiana, che fu educato, ecco, ai veri valori. Fu mandato a Roma per studiare lettere, se non che per la immoralità che c'era a Roma. Era un periodo molto oscuro anche per la Chiesa, perché c'era lo scisma indetto da Teodorico, c'erano anche invasioni barbariche. A un certo momento ha lasciato Roma e si è ritirato con la sua nutrice ad Affile. Lì è capitato un miracolo e lui ha lasciato la nutrice e si è ritirato solo come eremita nei monti Simbruini a Subiaco. Dopo questa esperienza sono accorsi vari discepoli
per mettersi alla sua guida. E costruisce 12 monasteri nella valle dell'Aniene, se non che, come sempre, inizia la persecuzione, perseguitato dal prete Fiorenzo, lui lascia e si reca a Montecassino, dove fonda la celebre abbazia e dove soprattutto scrive la regola, il cui motto è Ora et Labora. Appunto, il famoso detto Ora et Labora, che è la sintesi di tutta la regola benedettina, un complesso di norme monastiche che si propagò per tutto l'Occidente, soppiantando gradualmente le altre regole, fungendo da base del monachesimo fino al XII secolo. Qual è il contenuto di queste regole? Allora, nella regola San Benedetto organizza tutta la vita per i monaci, la vita spirituale e anche la vita, possiamo dire, quotidiana. Anzitutto lui dà importanza alla ricerca di Dio e quindi allora con le varie norme, scendendo nei particolari, organizza l'ufficiatura divina e in ogni ora della giornata i monaci devono attendere a questa lettura divina, negli spazi liberi alla lezione divina. E poi nelle altre ore anche al lavoro di vari tipi, lavoro intellettuale, lavoro culturale, lavoro anche manuale, lavoro anche nei campi. Dall'antichità all'alto medioevo il monachesimo benedettino ha dato un grande contributo alla Chiesa e alla civiltà cristiana, gettando le fondamenta etiche, religiose e culturali dell'Europa fino ad oggi. In che cosa è caratterizzato questo servizio e come il continente europeo è stato coinvolto in un certo senso in questo grande movimento culturale, religioso oltre che sociale? Ecco, penso che sia dovuto anzitutto alla diffusione della regola di San Benedetto avvenuta, ecco, per opera di Ludovico il Pio, il quale si è servito di San Benedetto Daniano, il quale unificò, ecco, tutte le regole in quella di San Benedetto e quindi allora l'unica regola che si doveva osservare in tutto il regno era quella appunto di San Benedetto. È chiaro che una volta i monasteri facevano appunto da varie funzioni e lo stesso Carlo Magno aveva indetto che nelle abbazie si facessero delle scuole, che ci fossero dei collegi, ci fosse l'educazione alla gioventù e quindi allora i monaci cercavano di instillare dovunque andavano, ormai si erano diffusi in tutta l'Europa, quindi non soltanto la cultura, con gli scriptorium, quindi hanno salvato moltissime opere anche umanistiche, trascrivendo questi codici, ma anche appunto istruendo, la maggior parte erano anche barbari, erano gente semplice, istruendoli nelle verità della fede, evangelizzandoli e poi imparando anche loro a coltivare la terra, quindi l'ovicoltura, l'apicoltura, la viticoltura, quindi in questo modo hanno, poi si sono diffusi e hanno contribuito alla, possiamo dire, riorganizzazione dell'Europa. Quindi le radici cristiane, ecco, vengono proprio appunto dai monaci benedettini. Bisogna considerare che ai tempi storici di splendore della vita monastica si sono alternati periodi di crisi che hanno coinvolto tra l'altro abbazie come Fulda, San Gallo, Elbangen. Dobbiamo aspettare il Concilio Tridentino per una rinascita spirituale e religiosa. Come si giunge a questo e quali saranno poi i frutti del rinnovamento? Sì, quello che un po' ha portato alla decadenza è stato un po' il rilassamento della vita disciplinare nei monasteri anche per l'ingerenza dei vescovi locali e anche dei grandi signori, i quali con le investiture cercavano di regolare anche la vita dei monasteri e ci fu poi la commenda che fu, diciamo così, la pecora nera che ha distrutto quasi tutti i nostri monasteri perché venivano nominate persone anche non degne a capo di monasteri e quindi queste depredavano un po' le ricchezze e quindi non badavano neanche alla disciplina ecco, monastica. Poi con il Concilio di Trento c'è stata questa ripresa in cui il Concilio di Trento anzitutto abolì la commenda, ma ripristinò la vita comune
la povertà, quindi i voti, e ha dato delle norme precise, e così c'è stato un po' il rifiorire, e la Santa Sede, ecco, esortava a tutti i benedettini a federarsi in congregazioni, e quella più importante è stata quella del 1508 di Santa Giustina di Padova, alle quali poi hanno partecipato non soltanto Cava, Montevergine, ma fornisse anche Montecassino. Che vuoi aggiungere tutto? Qualche altra cosa? No, più in questo. Grazie, Padre Gennaro. Grazie a lei. Anche questa domenica la catechesi del Signore è orientata sulla fede. Ma mentre domenica scorsa siamo stati invitati a riflettere sulla fede vissuta con gratuità, cioè senza calcoli, senza interessi personali, questa volta il Vangelo ci propone un tipo di fede che si è improntata a un sentimento di gratitudine verso il Padre nostro che è nei cieli, perché tutta la nostra esistenza è un suo dono continuo e provvidente. Per comprendere meglio il significato di questo episodio evangelico è necessario innanzitutto sapere come sono considerati i lebbrosi nel mondo ebraico primitivo, ma anche in quello contemporaneo di Gesù. Già in uno dei primi libri della Bibbia, il Levitico, nel Levitico troviamo scritto: il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando immondo, immondo. Sarà immondo finché avrà la piaga, è immondo, se ne sarà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Anche nella Mishnah, le raccolte della tradizione orale ebraiche, ci sono dei riferimenti a questa terribile malattia e a chi ne diviene vittima. Tutti diventano impuri per piaghe lebbrose. Anzi, lo stesso lebbroso trasmette impurità al punto che se un impuro per lebbra sta sotto un albero e un puro gli passa accanto, questi diventa impuro. È un dramma atroce quello che piomba su chi è malato di lebbra, costretto a vivere in condizioni di sofferenza e solitudine, cosa che lo porta ad essere in contatto con altre persone colpite dalla stessa malattia e quindi contagiandosi ancora di più con un male che deturpa e distrugge progressivamente il suo corpo. Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono sanati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un samaritano, ma Gesù osservò: «Non sono stati guariti tutti e 10, e gli altri 9 dove sono? Non si è trovato chi tornasse a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero?» Egli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Quante volte abbiamo sentito queste parole? Viaggio verso Gerusalemme, Samaria, Galilea. Sono vocaboli abituali alle nostre orecchie. Eppure dovremmo imparare a rileggerle col cuore, andando oltre queste stesse parole. E cosa c'è oltre questi termini ormai usuali e logori per il nostro sentire? Innanzitutto lui, Gesù di Nazareth. La sua missione non è quasi mai stanziale, ma itinerante. In tal modo abitua i suoi discepoli a non essere mai stabili, cioè a non stabilizzarsi, a fermarsi, ma essere in cammino, in tensione, in evangelizzazione. Il suo annuncio di salvezza deve giungere dappertutto, per ora in Galilea e Samaria, poi in tutto il mondo. Torniamo allora al viaggio di Gesù verso Gerusalemme, attraversando la regione ubertosa e verdeggiante della Galilea e quella collinare della Samaria. Entrando in un villaggio, Gesù vede venire incontro 10 lebbrosi. La storia l'abbiamo letta e lui, dopo che essi lo hanno invocato dicendogli: «Gesù Maestro, abbi pietà di noi», dice: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». L'invito a recarsi ai sacerdoti implica già che il miracolo di guarigione sta per avvenire, in quanto solo dopo che uno è guarito da una malattia, allora inguaribile, come la lebbra, può presentarsi ai sacerdoti. Secondo l'usanza, perché una volta constatata la guarigione, possa essere di nuovo reintrodotto ufficialmente nella comunità sociale, senza rischiare di essere cacciato, questo l'ex lebbroso. Certamente colpisce e fa riflettere la liberalità di Gesù di fronte ai lebbrosi. Non li scaccia come farebbe qualsiasi persona, non solo ebrea, per paura di prendere il contagio, ma li sana, li guarisce in forza del suo potere divino, cacciando con la forza della sua parola il male dalle loro carni martoriate e purulente. Addirittura in un altro momento Gesù si permette di toccare con la sua propria mano un lebbroso che si è rivolto a lui per essere sanato. 10 lebbrosi si sono presentati a Gesù, ma uno solo è tornato indietro, contrariamente agli altri 9 che non sono più tornati per ringraziare. Certamente Gesù è stupito per la freddezza e l'ingratitudine degli altri 9 ai quali ha cambiato la vita con questo miracolo di guarigione. I samaritani sono disprezzati dai giudei ed è proprio un samaritano che è tornato a ringraziare Gesù. Forse gli altri 9, essendo giudei, quindi considerandosi parte eletta
del popolo di Dio non hanno ritenuto opportuno ringraziarlo, quasi come se la cosa fosse stata un loro diritto. Invece un samaritano ha saputo cogliere il grande significato di una guarigione che lo ha restituito alla vita sociale. È proprio a lui che ha saputo essere grato per l'immenso dono ricevuto, Gesù dice: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Forse come i 9 che non sono tornati da Gesù, ci siamo anche noi, cari amici, anche noi cristiani di oggi, che nel nostro rapporto con Dio crediamo che tutto ci sia dovuto, dimenticandoci invece che tutto è grazia, come ci fa capire Gesù con la frase che collega il Vangelo di domenica scorsa con quello di questa domenica. Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili. Questa domenica scorsa. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Perciò, cari amici, occorre avere sempre uno spirito umile e in continuo atteggiamento di gratitudine verso Dio per il poco che facciamo, senza ritenerci dovuto nulla. Tutto è dono di Dio, a cominciare dalla stessa vita. Faremo bene a pensare a questo grande dono, specialmente quando viviamo le nostre giornate senza fare niente, appiattiti, arrotolati sui nostri problemi, senza pensare che la nostra vita è legata a quella degli altri. Ma io, visto che il lebbroso è al centro del Vangelo di questa domenica, voglio parlare di un'altra lebbra. Un altro tipo di lebbra, una lebbra che diffonde un subdolo contagio, è la lebbra che metaforicamente è un po' il simbolo del peccato, che deturpa l'anima, così come la lebbra vera deturpa il corpo. È la lebbra del peccato, favorita dalla cultura materialistica ed edonistica nella società di oggi, trasmessa da quei media, televisioni, radio, giornali, riviste, nei quali non è difficile riconoscere il fumo di Satana. Questa lebbra contagiata dai grandi media, specialmente italiani, è la più pericolosa, perché il suo contagio non si vede né si sente. È la lebbra della sessualità più sfrenata, quello che oggi viene barattata, la lussuria viene barattata per amore. Sono due cose ben diverse. La sessualità più sfrenata è la lebbra del libero arbitrio, della libertà di fare ciò che è più comodo per me. È la lebbra del male, quello stesso male che ci imbriglia con le sue catene fino a farci soffocare lentamente, senza accorgersene. E ciò che è paradossale è proprio questo: le grandi televisioni, così come le piccole, trasmettono questo veleno nascosto nell'etere, un veleno che seduce soprattutto i giovani, che sono i più deboli di fronte alle mille suggestioni del male e del peccato. Solo Cristo può vincere questo male, così come ha vinto la lebbra dei 10 lebbrosi. Solo Lui può vincere questo male. Lui che ha detto: abbiate fiducia, io ho vinto il mondo.
Il sommario di questa settimana, cronaca rossa. Un insegnante bolognese rimuove il crocifisso dalla sua classe, la prima elementare della scuola Bombicci nel centro di Bologna. Cronaca bianca, lo spot dell'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini, fondata da Don Oreste Benzi, e infine il Terra Santa News del Franciscan Media Center di Terra Santa. Un insegnante bolognese rimuove il crocifisso dalla sua classe, la prima elementare della scuola Bombicci nel centro di Bologna. Cominciamo quindi con la cronaca rossa. Mentre i cristiani del Medio Oriente innalzano il crocifisso a vessillo di libertà di fede, un'altra vicenda meno nobile avviene nella nostra Italia cristiana. Niente più crocifisso sulla parete della prima B della scuola elementare Bombicci in centro a Bologna. La maestra prevalente di quella classe ha chiesto di rimuoverlo perché avrebbe detto di non farsene nulla, riferisce il personale della scuola. Continua quindi l'epurazione di ogni simbolo della religione cristiana nelle scuole di Bologna. Addirittura tutta l'elementale Armandi Avogli dello stesso comprensivo ne è priva, accusa Fabio Caragnani, ex parlamentare PDL, che ha informato della rimozione il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza e il vice direttore regionale Stefano Versari, e forse presenterà anche un esposto in procura. Secondo quanto riferito dall'ex parlamentare, quella croce in prima B c'era sempre stata, almeno fino a quando qualche settimana fa la nuova insegnante ha deciso di farla togliere. Ognuno si regola come ritiene opportuno, commenta tranquillo Stefano Mari, preside dell'Istituto Comprensivo 8 di cui fanno parte le Bombicci. È una scelta che dipende dalla sensibilità individuale del docente. Mica tanto, esiste in Italia una normativa di riferimento a cui le pubbliche amministrazioni si devono attenere, commenta Paolo Cavana, docente di diritto all'Università LUMSA di Roma. Ci sono due regolamenti, uno del 1924 e l'altro del 1928, che non sono mai stati abrogati e di conseguenza ancora vigenti, che stabiliscono che i simboli religiosi non possono essere rimossi arbitrariamente dai luoghi pubblici e le classi sono tali. In merito esiste anche un'ordinanza della Corte di Strasburgo del 2011 che aveva fatto riappendere il crocifisso in un'aula di una scuola media di Abano Terme in provincia di Padova, dopo che una mamma di origine finlandese aveva chiesto di far togliere il simbolo. Un insegnante, anche se prevalente, non ha alcun diritto di eliminare un simbolo religioso per una sua inclinazione personale, continua Cavana. È solo un atto di prepotenza. Anche perché in quella classe ci sono degli individui che, per quanto ancora piccoli, godono dei suoi stessi diritti. Uguale discorso vale per le loro famiglie. Adesso la parola passa proprio ai familiari, al consiglio d'istituto scolastico, continua il professore. Se le famiglie o i bidelli o gli altri insegnanti lo richiedono, la maestra in questione non si potrà rifiutare. E tantomeno il preside dell'istituto, conclude Cavana. Anche Caragnani esprime lo stesso desiderio. Chiedo che la legge sia rispettata e che i genitori non si facciano intimidire dalle pressioni di certi dirigenti scolastici. È un problema di libertà, oltre che di civiltà e rispetto. Per noi cristiani è qualcosa di molto, molto più importante di quello che pensa ed esprime l'insegnante bolognese, che ha rimosso il crocifisso dalla sua classe. Quel crocifisso è l'espressione massima della fede della nostra gente. Una fede che ha costruito la civiltà cristiana, la migliore di quelle possibili. Quel crocifisso è l'emblema ed il simbolo di un popolo, tra i più tolleranti e rispettosi della diversità e della pluralità di opinioni. Rimuovere quel crocifisso significherebbe cancellare in un colpo solo il passato di fede autenticamente vissuta, di memorie storiche,
di gesti sublimi ed eroici, di una fede che non cessa di donare al nostro popolo splendidi esempi di elevata umanità e di sublimazione. Gli italianissimi Francesco d'Assisi, Caterina da Siena, Paolo della Croce, Gemma Galgani, Leonardo da Porto Maurizio, Padre Pio da Pietrelcina e miriadi di altre anime innamorate di quella croce, hanno sublimato la loro esistenza per una crescita umana, religiosa, civile della nostra Italia. Il crocifisso è un segno di speranza per l'essere umano, perché ci ricorda che quell'uomo disteso sulla croce è ritornato alla vita ed è risorto per dirci che la morte, questa drammatica nemica del genere umano, è stata vinta per sempre. Quell'uomo disteso sulla croce non è più cadavere, ma è vivo e vero. È risorto, anzi, egli è la primizia della nostra risurrezione. Quel crocifisso è un segno di amore, dell'amore più alto e sublime di un Dio che si è lasciato distendere su un legno per dirci fino a che punto può arrivare il suo amore per l'umanità che continua a rifiutarlo. Quel crocifisso è un segno di fede per tutti coloro che gemono sotto il peso della malattia, della sofferenza, dell'abbandono dei fratelli. È giunto il momento di proporvi lo spot realizzato dalla comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi. Un piatto vuoto è la mano tesa di un bambino, di una madre, di un anziano. È l'ingiustizia di un mondo dove ancora 1 miliardo di persone rischia la morte per fame. Aiuta la comunità Papa Giovanni XXIII a riempire ora quel piatto con un pasto al giorno. Invia un SMS o chiama il 45509. Dona 2 euro. Offri subito un pasto al giorno a chi non ce l'ha. Chiudiamo questo spazio con la visione del Terra Santa News, il rapporto settimanale video di notizie ricche di informazione che racconta la Terra Santa oggi, tra fede, storia e attualità, e che ogni settimana porta nelle vostre case il fascino, le suggestioni e la bellezza della terra di Gesù. Pellegrini in Terra Santa, 400 tra cavalieri e dame del Santo Sepolcro dalla luogotenenza di Germania. A Gerusalemme, per mano del Patriarca Latino, l'investitura dell'ordine per 25 di loro. Francesco e la Terra Santa, riscopriamo la figura del Santo e il suo legame con questi luoghi e camminiamo insieme ai pellegrini arrivati qui proprio da Assisi. Ai piedi del Monte degli Ulivi lavorano degli artigiani trentini, Adriano e Matteo Plaga, padre e figlio, con un pugno di operai lattonieri hanno restaurato il tetto della Basilica del Getsemani. I resti dell'antica città di Scilo, citata nella Bibbia come dimora dell'Arca dell'Alleanza per oltre 3 secoli, simbolo del monoteismo e punto di riferimento per tutte le tribù di Israele. Le origini dell'ordine equestre del Santo Sepolcro risalgono ai tempi della liberazione di Gerusalemme da parte di Goffredo di Buglione. I cronisti delle crociate riportano che nel 1103 fu Balduino I, primo re di Gerusalemme, a porsi a capo dell'ordine detto dei canonici del Santo Sepolcro, con la prerogativa concessa anche al patriarca della città santa di creare i cavalieri. Dopo la riconquista di Gerusalemme da parte del Saladino e poi definitivamente dopo la disfatta di Acre nel 1291, venne meno l'unitarietà organizzativa dell'ordine, che con la scomparsa del regno cristiano di Gerusalemme rimase senza un capo, ma sopravvisse nei priorati, nati già ai tempi del ritorno in patria dei primi crociati e ormai diffusi in tutta l'Europa.
Oggi l'ordine è presente in tutto il mondo, diviso in 52 luogotenenze. I rappresentanti di quella tedesca hanno visitato la Terra Santa nei giorni scorsi, un gruppo di 400 pellegrini, tra cui 250 dame e cavalieri. The majority of us is really... La maggior parte di noi è davvero familiare con questa terra. Veniamo spesso a visitare la Terra Santa, andiamo nelle parrocchie, celebriamo la messa con loro e conosciamo molto bene la situazione. Un pellegrinaggio molto importante per la luogotenenza di Germania, che conta 1400 membri. 25 di loro hanno ricevuto l'investitura dell'ordine proprio qui a Gerusalemme, in una cerimonia presieduta dal patriarca latino Monsignor Fuad Tual, insieme al quale più tardi hanno visitato la Basilica del Santo Sepolcro. Per noi è un giorno importantissimo, è la prima volta che questa cerimonia si svolge a Gerusalemme. Abbiamo passato qui alcuni giorni, visitato luoghi storici dove è stato Gesù e siamo stati molto colpiti da ciò che abbiamo visto. Siamo entrambi credenti e convinti cattolici, quindi non è stato un passo difficile per noi oggi quello di entrare a far parte dell'ordine e confessare che vogliamo seguire le regole dell'ordine per aiutare le persone della Terra Santa. Recentemente ricevuti dal Papa, i cavalieri e le dame del Santo Sepolcro sono coinvolti in maniera molto concreta nel sostegno alla Terra Santa e ai suoi abitanti, come ci spiega il luogotenente di Germania raccontandoci gli obiettivi dell'ordine. First of all, we try wherever we are to improve our spirituality. Prima di tutto, cerchiamo, ovunque ci troviamo, di approfondire la nostra spiritualità, cioè la nostra vita cristiana, e di assisterci l'un l'altro. Ma la cosa principale, ciò che è diverso dagli altri ordini, è che cerchiamo di assistere il Patriarcato Latino nel suo lavoro di carità e pastorale. Sostenere le parrocchie, le scuole. Assist the parishes, assist the schools. Un legame che ha percorso anni di storia e che ha le sue fondamenta nei fatti accaduti proprio qui, 2000 anni fa. It's the country of Jesus Christ, the country of Queen. Questa è la terra di Gesù, la terra di Maria. Queste sono le radici della nostra fede. E se non avessimo radici non potremmo crescere, non potremmo sopravvivere. And you can't survive. Francesco d'Assisi e la Terra Santa, una storia iniziata 800 anni fa. Fu nel luglio del 1219 che il santo approdò a San Giovanni d'Acri, l'odierna Acco, divenuta capitale del Regno Crociato dopo la riconquista musulmana di Gerusalemme. E di poche settimane successivo il noto incontro in Egitto tra Francesco e il sultano Melek al-Kamel, nipote del Saladino. E proprio lo stile dell'incontro, del dialogo e dell'apertura all'altro è parte fondamentale del carisma di chi ha raccolto l'eredità di Francesco e in particolare di chi la vive quotidianamente qui in Terra Santa. La presenza dei francescani in questi luoghi è di poco precedente alla visita del santo di Assisi. Era il 1217 e si celebrava il primo capitolo generale dell'ordine. Francesco affidò ai suoi frati il compito di andare in tutto il mondo. L'ordine fu diviso in province e nacque anche quella di Terra Santa, fin dall'inizio considerata la perla tra le province perché è il luogo dell'incarnazione di Cristo e della realizzazione del mistero della redenzione. Dopo la caduta di Acri e l'inizio della dominazione islamica sui luoghi santi, i cristiani non ebbero vita facile, ma i frati non cessarono di essere presenti, ottenendo il possesso legale di alcuni santuari grazie al re Roberto d'Angio e alla regina Sancia. Le bolle Gratia Sagimus e Nuper Carissime di Papa Clemente VI nel 1342 diedero approvazione alle azioni dei reali di Napoli e costituirono i francescani come custodi ufficiali di Terra Santa. Un servizio e una presenza che continuano da 8 secoli, custodi del Santo Sepolcro e degli altri luoghi santi, ma anche delle pietre vive, i cristiani di Israele e Palestina, i frati operano quotidianamente in mezzo alle contraddizioni e alle divisioni di questa terra contesa, secondo il carisma e l'eredità di Francesco d'Assisi. Thank you.
davvero una grande emozione. Si incontra qui Gesù e si vede anche l'opera benemerita dei francescani, ma per noi che veniamo dalla terra dove Francesco è nato e dove ha trovato il suo cammino di santità, l'emozione è naturalmente doppia. Dalla terra di Francesco alla Terra Santa, dove anche il santo fu pellegrino e dove, ancora oggi, la sua missione e il suo carisma animano i frati che da secoli sono custodi dei luoghi di Gesù. Da Nazareth alla Samaria, da Betlemme fino a Gerusalemme, per celebrare l'Eucarestia nella Basilica del Santo Sepolcro. Insieme al loro vescovo, Monsignor Domenico Sorrentino, i pellegrini della diocesi di Assisi hanno visitato questi luoghi guidati dalla spiritualità del poverello. Qui Francesco veramente ci è maestro. Si tratta di incontrare Gesù prendendo seriamente la sua parola e imparando ad amarlo con tutto il cuore. È da quello che poi vengono le grandi scelte che hanno reso celebre Francesco, la sua povertà, il suo amore per la natura e la sua fraternità, il senso della comunione. Organizzato dal commissario di Terra Santa per l'Umbria, padre Giuseppe Battistelli, il pellegrinaggio si inserisce in un progetto pastorale che ha come punti di forza la riscoperta viva della parola di Dio, ma anche il cammino delle famiglie del Vangelo. È un cammino che mira a mettere le persone insieme, un po' come fece Francesco con le sue fraternità, perché vivano alla luce del Vangelo un modo nuovo, caldo, intenso di rapportarsi delle persone all'interno della vita comunitaria, in particolare della vita parrocchiale. Un cammino sostenuto e aiutato dal contatto con le pietre della memoria, custodite qui. Memoria concreta dei fatti e delle parole del Vangelo. Tante volte ci si ritorna, ma tante volte ci si commuove alla stessa maniera, tante volte si ritorna a casa veramente arricchiti. Questo è un luogo di grazia e davvero siamo felici di potervi trascorrere dei giorni così intensi. Lattoniere. Noi siamo lattoniere, ci sono tanti che si chiamano coperturisti, tanti che si chiamano... Noi siamo lattoniere, artigiani lattonieri. Sono molto orgogliosi del loro lavoro gli artigiani che stanno ristrutturando il tetto della Basilica del Getsemani, ai piedi del Monte degli Ulivi. La caratteristica copertura esterna ha ormai quasi 90 anni d'età e, nonostante si mantenga ancora praticamente perfetta, ha bisogno di alcuni interventi per non rovinare gli splendidi mosaici interni alla Chiesa delle Nazioni con le infiltrazioni d'acqua. Ma la storia che ha portato questa azienda familiare trentina della Val di Noni in Terra Santa ha radici ben più profonde. Il lavoro mi è capitato di cadere dal tetto e sono andato nel vuoto per 8,15 m. A terra mi sono trovato con la frattura di un braccio. Ero rotto un po' la bocca e ho detto devo andare a ringraziare il Signore che ci sono ancora. Vengo per la prima volta in Israele che avevo ancora il braccio ingessato. Qui ho incontrato padre Michele Piccirillo, mi ha chiesto, visto che facevo l'artigiano, se potevo venire a farle qualche lavoretto e ho detto perché no. E da qui abbiamo iniziato allora a venire. Questo per me è un onore che guarderò di portare a termine in maniera migliore possibile. L'attuale titolare della piccola azienda di lattonieri non è sempre stato nell'attività di famiglia. Come il figlio al prodigo è tornato a casa dopo una breve avventura nei cieli. Una passione, quella per il cielo, che in fondo è rimasta perché, ci confida, ora le vertigini le ha quando sta a terra. Prima avevo scelto di fare il pilota di aeroplani, l'ho fatto per gli aeroplani di linea, l'ho fatto per 3-4 mesi e poi no, non era la mia vita. E allora sono ritornato a casa e ho detto papà ritorno a lavorare con te, e ho detto va bene, qua da fare ce n'è sempre, vieni. Ho seguito le orme del mio papà, anche se all'inizio avevo scelto un'altra strada, però
non lo so, ce l'ho sempre avuto nel sangue, mi dà molta, molta, molta soddisfazione fare questo lavoro. Quando crei qualcosa e lo vedi nascere, ci pensi, ci fatichi e lo vedi, lo crei te con le tue mani, è qualcosa di indescrivibile l'emozione che hai dopo. Lavorare sulla Basilica del Getsemani è indescrivibile, perché non è un'emozione che ti prende proprio. Non è solo il lavoro, non senti né fatica, la fatica c'è sì, ma non la senti. Se pensi a quel che, a dove sei solamente, è un onore poter essere qui e potersi fermare. Fai qualche pensiero, qualche preghiera in più, riesci ad abbinare il lavoro con le riflessioni, con la preghiera. Ora è la buona, sì, sì, sì. A 25 chilometri da Nablus, l'antica Sichem, e non lontano da Gerusalemme, sorgeva la biblica Shiloh. È qui che per oltre tre secoli dimorò l'Arca dell'Alleanza, facendo di questa città un simbolo del monoteismo e un punto di riferimento per tutte le tribù di Israele. Da ogni parte del paese arrivavano a Shiloh per partecipare ai sacrifici davanti al tabernacolo, che per la prima volta fu edificato stabilmente come luogo di permanenza dell'Arca. In ebraico Shiloh significa luogo della tranquillità. È qui tra le colline della Samaria, nel cuore della terra assegnata alla tribù di Efrem, che il popolo di Israele si raccoglieva per le feste religiose. E qui, di fronte al tabernacolo, si alzò il voto di Anna, il cui grembo era sterile. Essa era afflitta e innalzò la preghiera al Signore piangendo amaramente. Poi fece questo voto: Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo. Il Signore ascoltò la preghiera di Anna, nacque Samuele, che ancora bambino fu portato al Tempio secondo il voto pronunciato dalla donna. Samuele rimase al servizio del Signore, che lo chiamò alla missione di giudice e profeta, colui che unse i primi re di Israele. Oggi sul luogo dove sorgeva la biblica Shiloh emergono le testimonianze del sito archeologico scavato a più riprese dall'inizio del Novecento. Furono ritrovati indizi di insediamenti del periodo tra il 1000 e l'800 avanti Cristo, ma la maggior parte dei resti appartengono a un'epoca molto più tarda, quella bizantina. Tra questi una basilica a tre navate dal bellissimo pavimento mosaicato. Quando l'arca fu presa dai Filistei, come racconta il primo libro di Samuele, cominciò l'abbandono di Shiloh, che presto cadde in rovina, ma fu ricostruita nel periodo ellenistico e sopravvisse fin dopo l'epoca dei crociati. Siamo qui per comunicare la Terra Santa, per dare voce e visibilità alla Chiesa Madre di Gerusalemme, ai cristiani locali, ai luoghi santi. Siamo qui per mostrare a tutti le tante storie quotidiane dimenticate di fatica, di coraggio, di fede. Siamo qui per portare in tutto il mondo la speranza della Terra di Dio. Sostieni chi dà voce all'opera della custodia di Terra Santa. E la prossima volta avremo modo di parlare dei problemi, della potenzialità connesse con la vita di coppia. In un'epoca in cui il divorzio ha complicato ancora di più il rapporto tra gli sposi e le coppie possono recuperare l'originaria relazione se sono diventati capaci di ripristinare l'alleanza con Dio, di lasciarsi illuminare dalla potenza della sua parola, di riappropriarsi di uno stile di vita più consapevole della preziosità del tempo e della comunione reciproca.
E quando afferma il diacono Salvatore Monetti, autore del volume Il Tempo Donato, la coppia nel quotidiano della relazione, edito dalle Paoline Editoriale Liberi. Ed è proprio l'autore del libro, Salvatore Monetti, diacono permanente della diocesi di Salerno, Campagna Cerno, nonché coniugato e padre di due figli, a presentare il suo libro nel prossimo appuntamento di Vivere la Speranza. Monetti ha conseguito il Magistero in Scienze Religiose presso l'Istituto di Salerno e il Diploma in Cultura Cristiana della Famiglia e dell'Educazione presso l'Istituto di Scienze Religiose all'Apollinare, Pontificia Università della Santa Croce di Roma. È tutto anche per questa sera, grazie per l'attenzione, buonanotte a tutti.